your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Oggi lasciamo la Finlandia, stiamo per entrare in Svezia, siamo andati via da Rovaniemi e adesso entriamo in Svezia e iniziamo a scendere dalla Svezia. Dopo 700 metri così, alla così. Rotonda esci alla seconda uscita. Questo qua mi rompe le palle ogni volta che io parlo, va bene? E adesso entriamo in Svezia. Tempo, come dicevo, è così, tutto coperto, però vabbè, l'importante è che non piove, poi vediamo. Questo d'altronde è il meteo normale del nord, fino adesso abbiamo trovato del tempo, ok, attraversiamo la frontiera. Could fall down and it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies make too gray, we're gonna be okay. Che ci abitano la gente o no, forse solo di villeggiatura, no? Tutti in piano, le piante, non è che casette. Fermati qua in questo posto un po' lasciato, un po' trascurato, però è una cosa strana, guardate, sono queste casette e dentro c'è il barbecue, guardate, un po' tutto abbandonato. Adesso andiamo a vedere quella casetta sul lago invece, che ci dovrebbe essere dentro qualcosa, vediamo se si può arrivare. Ci sono questi rottami di barca che saranno qua da secoli perché sono cresciute le piante dentro. Guardate che barchette. Un posto un po' strano, guardate. Qua i tavoli li hanno fissati a terra con le squadrette perché se no uno si ribalta. Tac. Poi si va qua dentro. Qui siamo sull'acqua. E qua dentro c'è questa casetta con il tavolo. Guardate che roba. Qui hanno lasciato chiaramente, la gente è schifosa e quindi hanno lasciato le lattine. Ma tu qua ti puoi sedere. E poi da questa parte c'è tutto il lago. Pensa a te che roba. Peccato che la gente lascia lo schifo anche qua in Svezia. Poi fai il giro da questa parte, vediamo di qui cosa c'è.
anche di qua c'è la panchina con un altro schifo di patatine per terra. Peccato, perché sono posti veramente carini con questa vista. Sì, abbiamo trovato il posticino per pranzare. Boh, adesso vediamo cosa fare oggi, se stare qua a riposarci. Vedete dove siamo? Sotto i pini. Di lì c'è un piccolo porticciolo, un piccolo villaggio molto carino, e di qua c'è la spiaggia. Guardate che roba. Impressionante questo posto, incredibile. Ma che roba. C'è la spiaggia col lago. C'è un silenzio assurdo. Dà quasi fastidio. Ragazzi, qui è pieno di funghi, non buoni ovviamente, ma pieno, pieno, pieno. Hanno di quei colori, solo a guardarli mi fanno star male. Abbiamo pranzato e stiamo facendo una passeggiata qui nel bosco. Ci sono delle casette, ragazzi, da spettacolo. Adesso vi faccio vedere un attimino questa strada che stiamo facendo. Ci sono tutti i lampioncini perché in fondo qua ci sono tre case. Ci sono tre caselle della posta all'inizio della via. Non sappiamo neanche se si può andare, però noi proviamo a piedi. Boh. Questa è meglio non mangiarla. Guardate un po' che roba. Colori pazzeschi. Questa qui, se la mangi, sei morto. Non la racconti, non la racconti che l'hai mangiata. Ecco, le stradine lì sono tutte private. Guardate qua invece cosa c'è. Che spettacolo, eh? Sembra un posto, il posto delle favole, il paese delle favole. Guardate che casette, tutte in riva al lago, laggiù c'è il lago. Guardate, guardate questa. I'm
1050 BMW, RAM 1500, ma niente macchinoni, ragazzi. Passeggiando in mezzo alla strada, ragazzi, non passa una macchina, guardate qua, incredibile, non passa una macchina, passa una ogni mezz'ora. Cioè, indescrivibile, indescrivibile, sembra un posto finto, finto completamente. E c'è il controsole qua. La Flora ha visto uno scoiattolo, guardate un po' come fa. Qua ci sono gli scoiattoli, dato là in alto. Eccolo lì che si muove, lo vedete, che sta scendendo. Eccolo di là di fianco. Vedi, Miki? Sì, sì. La Flora non molla. Ragazzi, che dire, ci facciamo un bel aperitivo qui in Svezia, sulla nostra spiaggia privata. Che ne dite? Questa è la nostra spiaggetta, lì c'è il Giau, la Meg, e qua ci siamo fatti, ci facciamo il nostro aperitivo. Ciao! Ciao amici! About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.